Punto numero 3, adeguamento del piano di emergenza comunale alle linee guida di cui al PGR 19-2015. La parola al sindaco. Grazie Presidente. Per quello che riguarda l'adeguamento del piano di protezione civile, prima di dire sostanzialmente in che cosa consiste l'adeguamento, ricordo che il piano di emergenza comunale è stato approvato dal Consiglio Comunale nel 2008 e successivamente ha avuto due aggiornamenti, uno nell'aprile del 2014 e l'altro pochi mesi fa, nell'agosto del 2017. Gli aggiornamenti per lo più hanno riguardato le risorse umane e i mezzi a disposizione, che hanno avuto delle modifiche dal 2008 evidentemente al 2017, diciamo nei 10 anni di attuazione del piano. L'aggiornamento ultimo, quello che è stato fatto, che abbiamo fatto e che è stato votato qui dal Consiglio l'agosto scorso, nell'agosto appunto del 2000 di quest'anno, è avvenuto su richiesta della Regione. In che cosa, brevissimamente, in che cosa consiste l'attuale piano di emergenza? È di tipo speditivo, come dicono i tecnici, che riguarda appunto gli interventi in situazioni di emergenza che semplificano alcune procedure e ricalca quello che è previsto appunto dalla delibera regionale che ho citato, quella del 2015. Lo strumento prevede i rischi, le procedure di intervento e le azioni che vengono attuate nel momento in cui si verifica l'evento di emergenza. Evento di emergenza che tiene conto naturalmente delle caratteristiche e dei rischi particolari del nostro territorio e quindi fondamentalmente nel piano in vigore ci sono tre rischi, che è il rischio idrogeologico, il rischio di incendio boschivo e il rischio sismico. Fino a qui quello che c'è nel piano di protezione civile. La disciplina che noi andiamo a modificare, inseriamo un rischio ulteriore, di cui abbiamo visto appunto l'importanza soprattutto dopo l'esperienza dell'anno scorso e che la Regione ha invitato a fare a tutti i comuni dell'Abruzzo, inseriamo un rischio che non è attualmente compreso nel piano che abbiamo, che è il rischio neve. Con la delibera odierna, quindi, il Consiglio Comunale va a inserire, non perché non c'era il piano neve, ma non era inserito organicamente nel piano di emergenza. Si va a inserire organicamente nel piano di emergenza il rischio neve e il rischio ghiaccio, adeguando lo strumento a quanto appunto è previsto dal decreto della Giunta regionale del 2015 e alle direttive che sono state impartite nella riunione del coordinamento dei vari, diciamo, responsabili della protezione civile che si è tenuta a Chieti presso la prefettura il 23 novembre scorso. A questa riunione il Comune ha partecipato e anche lì ha preso ulteriori elementi che sono serviti per aggiornare il nostro piano. Lo strumento, così come è stato adeguato, comprende tutti i rischi, le procedure di intervento e le azioni da attuare al verificarsi appunto dell'emergenza in relazione sempre alle caratteristiche del nostro territorio. Ai tre rischi precedenti, idrogeologico, boschivo, sismico, è aggiunto il rischio neve e ghiaccio. Per ognuno di questi rischi sono state predisposte sezioni nelle tabelle, nei documenti che sono allegati e che sono stati messi a vostra disposizione, attraverso l'utilizzo e l'esecuzione di procedure standardizzate che descrivono le caratteristiche del territorio, il censimento delle risorse umane e dei mezzi a disposizione, una raccolta dati delle persone e delle famiglie che possono, potrebbero essere coinvolti in caso di rischio, le modalità di intervento, gli uffici e i contatti telefonici responsabili anche che ha il Comune in caso di emergenza, a quale chiamare, da chiamare durante le emergenze, i livelli di gestione, le allerte e tutte le modalità di intervento, le individuazioni delle aree di accoglienza dove raccogliere le persone
che devono essere accolte in caso appunto di dover sgomberare delle aree o di dover, diciamo, sgomberare delle situazioni e così via. Tutto quello che appunto era già previsto è stato ulteriormente adeguato successivamente e adesso c'è stato questo ultimo ulteriore adeguamento. Dopo l'approvazione di questa delibera, naturalmente questo adeguamento sarà trasmesso, il piano sarà immediatamente dopo l'approvazione del Consiglio Comunale, che mi auguro avverrà, sarà immediatamente trasmesso il piano aggiornato alla Prefettura, alla Provincia, alle altre strutture competenti della Regione Abruzzo, che sono il Servizio Emergenze di Protezione Civile e al Servizio Programmazione Attività di Protezione Civile. Quindi oggi possiamo dire che, in seguito anche alle esperienze che sono state vissute e alle cose che già erano state inserite nei piani precedenti, c'è un ulteriore adeguamento e aggiornamento del nostro piano di protezione civile. Grazie. Grazie Sindaco, che interviene? Consigliere Fioretti. Grazie Presidente. Dato che noi riteniamo fondamentale importanza un piano del genere, che, se mi consentite il paragone, equivale a un DVR nel campo dei rischi nel mondo del lavoro. Qui siamo nel mondo della criticità di cui ha parlato il Sindaco e io mi limito solamente a dire questo: vista l'importanza del documento e vista la necessità che penso tutti quanti abbiano voglia di partecipare ad una stesura di un documento che coinvolge le problematiche di sicurezza dell'intero Paese, oserei chiedere, se possibile, una proroga di una decina di giorni per poter consentire un esame più approfondito del documento, proprio per partecipare onestamente alla stesura dello stesso. Anche perché oggettivamente col poco tempo a disposizione non è che abbiamo avuto modo di constatare tecnicamente la validità di certe procedure. Faccio un esempio concreto. Ho visto, e forse mi sbaglio, che in alcuni punti vi è la previsione dei numeri di telefono da chiamare nel momento in cui si verifica un evento. Tenete conto che nel momento in cui si verifica un evento, che sia sismico, che sia idrogeologico, che sia d'altro genere, la prima cosa che non funzionano sono i telefoni, sia cellulari e sia soprattutto quelli fissi. Quindi occorrerebbe mettere nei documenti la possibilità di un ricorso a sistemi satellitari o a altri tipi di sistemi radiotelefonici che consentono i collegamenti tra il personale che dà l'allarme e il personale allarmato. Non solo, secondo il mio modesto parere, oltre ai rischi, ai tre rischi fondamentali, esistono anche altri due rischi di cui bisogna tener conto, che sarebbero quello ambientale, perché se ci mettono qualche cosa nell'acquedotto comunale sicuramente si crea un problema a cui dovremmo far fronte. Vi è un altro rischio oggi che per noi è lontano, ma comunque sia è sempre vicino a tutti quanti, che è quello del terrorismo, che è un problema che comunque sia ad essa è impossibile che venga riguardato da questo problema, non è assolutamente detto, e quindi sarebbe un altro tipo di rischio da inserire nel piano generale. È una richiesta che penso possa essere concretamente valutata, proprio perché vorremmo concorrere alla stesura di un piano il più condiviso possibile. Grazie. Grazie consigliere Bianchi. La parola. È sempre Farini che parla di... Ovviamente. E non metto a puntualizzare per che motivo. Allora, a seguito del lavoro svolto dal consigliere regionale Sara Marcozzi, che ha inviato a 305 comuni
abruzzesi, tra cui il Comune di Atessa, una lettera e una relazione sulla problematica del fatto che questi 305 comuni non erano ancora messi a norma con il piano di emergenza comunale. Il 3 novembre abbiamo presentato questa mozione appunto per impegnare il comune, come l'ho presentata io, l'abbiamo presentata in tanti altri comuni abruzzesi appunto dove c'è questo problema. Abbiamo presentato questa mozione per impegnare il comune ad attivarsi su questa situazione. Abbiamo visto che nonostante tutto il Movimento 5 Stelle a volte arriva a far raggiungere gli adempimenti, e questo così è stato perché questa sera si va ad approvare un piano comunale, un piano di emergenza comunale. Soltanto che ovviamente abbiamo avuto poco tempo, perché noi abbiamo avuto poco tempo per esaminarlo, ma io penso che un piano del genere, di una così importanza per la protezione di cittadini e del territorio, io non penso che con soli 15 giorni si riesca a realizzarlo in maniera efficiente e concreta. Per questo, come poco fa detto dal consigliere Fioriti, e mi ci ha fatto pensare anche a me, che comunque sia, sarebbe opportuno che si rilavori più in maniera adeguata, perché appunto non penso che con sì poco tempo si sia potuto realizzare un piano efficiente. Ed è per questo che, nonostante che abbiamo richiesto noi la mozione, il nostro voto sarà un voto di astensione anche in questo caso, perché come abbiamo visto la maggioranza ha sottolineato che ha vinto le elezioni, e noto che c'è poca disponibilità a rendere partecipi le forze di opposizione. Il nostro voto di astensione si identifica anche in quello, perché comunque è stato realizzato dall'amministrazione questo piano, però noi non abbiamo avuto modo di parteciparvi, di vedere qualche documento in anticipo. E a questo voglio ricollegarmi al fatto che in passato, cioè nei scorsi consigli, abbiamo presentato una mozione per le istituzioni delle commissioni permanenti che ci è stata bocciata perché si era stato detto che sarebbe stato uno spreco di soldi inutili. Va bene, ne prendiamo atto. Però avevo sentito che, non voglio richiamare in causa il presidente, però non da lei, avevo sentito delle voci che comunque la conferenza Capigruppo sarebbe stata utilizzata per coinvolgere noi, l'opposizione, a lavorare su quello che l'amministrazione sta facendo. Ovviamente questo non è stato fatto perché sono passati 53 giorni dall'ultima conferenza Capigruppo, non tenendo conto della conferenza che abbiamo che lei ha indetto e cui abbiamo utilizzato per il consiglio comunale straordinario che c'è stato per l'ospedale di Atessa. Quindi con questo vado a sottolineare che non siamo convinti del piano redatto, e quindi non abbiamo voglia di prenderci alcuna responsabilità su un'approvazione di un piano di cui non siamo contenti, non siamo convinti di quello che è stato scritto. Grazie. Grazie Falcone, altri interventi? Consigliere Cicchetti. Io su questo argomento volevo spendere qualche riflessione più che altro. In effetti la maggioranza amministra e quindi elabora il suo piano di protezione civile. Probabilmente noi che siamo più avvezzi al Consiglio Comunale, questo lo riusciamo a capire, l'amico Emilio Falcone, che è nuovo, pensa di poter svolgere un ruolo di maggioranza in Consiglio Comunale e quindi si sente defraudato di un contributo che vuole dare, specialmente un argomento così particolare quale appunto un piano di protezione civile.
Si diceva, il sindaco diceva che praticamente hai tre rischi, quelli più comuni, quello idrogeologico, sismico e degli incendi boschivi in particolare, aggiungiamo che quello, il piano neve che comunque il comune aveva, lo inseriamo all'interno di questo piano. Io, mentre si discuteva, facevo una riflessione. Ho sentito lo scoramento di alcuni sindaci dopo questa riunione del 23 novembre in prefettura. Purtroppo la regione legifera e scarica addosso delle amministrazioni comunali e al sindaco, alla figura del sindaco in particolare, le varie responsabilità. Noi ci sforziamo come consigliere a dare il nostro contributo, ma poi le responsabilità nella gestione sono del responsabile della protezione civile, che ricade nella figura appunto del sindaco. Io credo che non mi sembra giusto che la regione legifera senza un confronto con le amministrazioni comunali, dove ci cala dall'alto provvedimenti e quindi conseguenze responsabilità. Basta pensare a quello che ha fatto col trasferimento delle competenze, la legge, adesso non ricordo il numero, comunque le competenze nel passaggio delle competenze della provincia, dismesse province, non so se sono dismesse o meno, con la regione. Comunque, fatto sta che comunque ai comuni ha scaricato la responsabilità dei canali, dei fossi, dei torrenti, con rischio di esondazioni di queste aste, diciamo, che ricadono all'interno dei territori comunali. Ma tutto questo senza risorse né umane né attraverso i mezzi e tantomeno risorse economiche. Quindi queste cose fanno riflettere molto. Ecco, io aggiungerei, dopo l'esperienza di ieri e l'altro ieri, aggiungerei anche un terzo fattore, dove adesso in particolare la parte alta, nel modo più specifico, viene molto diciamo attaccata durante l'anno, che è il fenomeno del vento. Il vento di ieri e l'altro ieri ha provocato dei danni. Ci sono stati in qualche comune limitrofo c'è stata la sospensione dell'attività didattica, delle macchine sono malcapitate sotto la caduta di alberi, insomma diversi sono stati i danni di fronte a questo fenomeno, e quindi anche in questa direzione io credo che occorre un minimo di prevenzione attraverso appunto un lavoro di potature e di manutenzione delle piante di medio-alto fusto, e non solo pubbliche ma anche quelle private. Quindi sarebbe opportuno tenere da conto, io non dico rinviamo, ma poi è compito dell'amministrazione comunale valutare se inserire o meno all'interno di questo piano, con un prossimo provvedimento, anche il problema del fenomeno vento. Un'altra lamentela che faccio, lo faccio a favore dell'amministrazione comunale, anche perché vi dovete parlavamo prima di bilancio, vi dovete preparare a novità con il bilancio. Nel 2012, con la neve del 2012, la neve di quest'anno, perché la neve dell'inverno scorso è caduta durante i primi mesi del 2017, praticamente nel 2012 abbiamo speso circa 150-160 mila euro per la neve, nel 2017 circa 120 mila euro,
se le cifre non mi ma credo di ricordarmi abbastanza bene, senza considerare il consumo di carburante, gli automezzi, le manutenzioni, gli automezzi comunali e il personale comunale. Quindi sono cifre ragguardevoli, quindi mi rimetto nei panni dell'assessore a bilancio quando dovrà reperire, perché quando si fa il bilancio non saranno mai sufficienti le somme che andiamo a prevedere, ma poi purtroppo gli eventi sono quelli che sono e quindi in qualche modo bisogna intervenire. Devo qua cosa aggiungo? Che la Regione in entrambe le occasioni, nel 2012 e nel 2017, ha spinto i comuni, parlo a plurale, non il comune di Atessa, ha spinto i comuni ad adoperarsi negli interventi di rimozione della neve nelle strade pubbliche del proprio territorio, garantendo delle risorse. Io mi ricordo il consigliere D'Alessandro che praticamente criticava la giunta Chiodi perché c'erano state promesse nel 2012 ed è dal 2014 che fa parte della maggioranza in regione, si è dimenticato delle promesse e delle battaglie che ha portato avanti per due anni per quelle promesse del 2012 dalla precedente amministrazione e ha ignorato quello che è accaduto nel 2017. Beh, quindi ecco, queste cose mettono in crisi i bilanci comunali. Ecco perché io prima ho detto in occasione della ratifica di quella delibera di variazione di bilancio che aspettiamo il prossimo bilancio e quindi come poi si gestisce, come sarà gestito il prossimo bilancio. Mi fermo qui, io credo che assumere questo provvedimento è un provvedimento di responsabilità da parte di tutti quanti noi. Casualmente mi è saltato all'occhio, conoscendo il territorio, e chiedo di aggiornare una scheda operativa del piano dell'ex piano neve. La ditta Carbonetti non è di Colle Pietre ma di Colle San Giovanni, quindi di aggiornare quella scheda, perché insomma, può darsi che un operatore dietro un apparecchio telefonico può interpretare male la zona e quindi nello stesso indirizzare operatori sbagliati al posto non esatto. Quindi segnalo questo particolare da verificare appunto in quelle schede che sono state predisposte per intervenire in caso di neve. Grazie. Grazie consigliere Cicchitti, altri interventi, consigliere Franco. Grazie Presidente, allora noi il piano che abbiamo ad approvare è il modello organizzativo della risposta operativa ad eventi che nell'ambito del territorio comunale possono produrre effetti dannosi nei confronti dell'uomo, dell'ambiente e del patrimonio. Quindi il piano che andiamo ad approvare sulla base di scenari di riferimento determina le strategie dirette alla riduzione del danno e al superamento dell'emergenza. E siamo soddisfatti del fatto che oltre al rischio idrogeologico, incendio boschivo, rischio sismico, venga aggiunto anche il rischio neve e ghiaccio. Tra l'altro sono tutti rischi che bene o male nell'arco di questi anni abbiamo anche potuto vivere e sono anch'io del parere che nei prossimi mesi dobbiamo lavorare per raggiungere, vediamo come andranno le cose, speriamo che è stato un episodio di due giorni fa e finisce là, ma può essere che nei prossimi mesi possiamo lavorare per raggiungere anche il rischio del vento forte. E tra le tante attività di protezione civile come la prevenzione, il soccorso, il superamento dell'emergenza e la previsione,
e ne abbiamo un'altra molto fondamentale su cui secondo me dobbiamo impegnarci come amministrazione comunale e lavorare, che è quella dell'informazione alla popolazione. Quindi mi auguro che la nostra amministrazione comunale nei prossimi mesi lavori anche su questo tema molto importante. Poi non voglio fare polemica, né tantomeno ce l'ho con il consigliere Falcone, più che altro ce l'ho con il movimento che rappresenta. È molto singolare che si propone una mozione, un'interrogazione, un intervento per aggiornare il piano di emergenza, il piano viene aggiornato e si vota con l'astensione. Poi ognuno si prende le responsabilità di quello che fa, però mi sembra abbastanza singolare. Prendo con soddisfazione e con piacere che Liberatessa e non ho capito Fioriti che votano favorevolmente a questo punto, perché diciamo oltre alle diversità politiche c'è anche un po' di senso di responsabilità. Grazie. Altri interventi? Per il sindaco. Allora io concludo rapidamente richiamandomi all'intervento del consigliere Cicchetti. Alcune cose le condivido, soprattutto sul fatto, avendolo lui vissuto anche personalmente, che sui sindaci vengono scaricate notevoli responsabilità che magari altri non si assumono, ed è proprio per questo che anche il piano deve essere fatto in modo, come dire, ragionevole, sulla base delle ragionevoli previsioni che devono essere fatte. Ringrazio anche Cicchetti per averci dato l'informazione di questa ditta Carbonetti, che quindi verificheremo effettivamente se è di San Giovanni o di Colle Pietre. Questo l'intervento appena citato mi offre però lo spunto per dire che, vedete, caro consigliere Falcone, se volete collaborare, soprattutto in una materia delicata come questa, dobbiamo essere concreti e costruttivi, mettendo da parte la propaganda, perché se si viene qua a spiegare che è stata la pregevole consigliere Marcozzi che ci ha fatto aggiornare il piano di protezione civile, vuol dire appunto che è inutile che perdiamo tempo nemmeno a fare i consigli, chiaro? Perché? Perché intanto le ricordo, e l'ho ricordata all'inizio, quindi anche lei nella discussione, ma questo come invito appunto a tutti a migliorare ognuno le nostre, ognuno di noi, io per primo, per carità, mancherò alcune volte o metto delle dimenticanze, tener conto di quello che dicono gli altri. Io ho tenuto conto di quello che avete detto, e allora se lei avesse ascoltato avrebbe visto che un aggiornamento, oltre che nell'aprile 2014, giunta Cicchetti, l'ultimo aggiornamento c'è stato nell'agosto del 2017, quando di questi argomenti non mi pare che la consigliera pregevole Marcozzi ha parlato. Quindi di che cosa stiamo parlando? C'è stato già, perché? Perché il piano di protezione civile giustamente si aggiorna progressivamente in base alle esigenze, e non è una cosa che fa un consiglio comunale così, perché comporta una serie di relazioni, di studi, di verifiche della fattibilità, perché noi potremmo fare anche un piano, e questo lo dico anche al consigliere Fioriti, potremmo fare un piano che prevede anche come fronteggiare il diluvio universale. E noi adesso ci arriviamo, però dopodiché come facciamo a fronteggiare il diluvio universale? Dobbiamo fronteggiare i rischi prevedibili, e difatti il piano si fa sulla base delle caratteristiche territoriali, delle esperienze maturate, quindi mano a mano si aggiorna. Ci sono state queste particolari emergenze neve, siccome alcuni comuni, questo è il piano regionale, non sono intervenuti, adesso la regione dice tutti i comuni quando ci sta la neve sono obbligati a prevedere interventi, a far fronte alla situazione. Non è che no, non mi riguarda, oppure non so, verrà un altro a sparare la neve al posto mio. No, lo dovete considerare come se appunto fosse un incendio, come se fosse un dissesto idrogeologico o qualcosa del genere. I rischi fondamentali sono quattro, perché paragono, ho fatto un paragone estremo, ma per capirci, perché consigliere Fioriti, dire che dovremmo prevedere il rischio terrorismo, per carità, possiamo prevedere tutto, anche il diluvio universale, ma francamente
come è noto, fino adesso almeno, speriamo che sia, che non sia così nemmeno per quello che adesso dirò, fino adesso il rischio del terrorismo, che è un particolare forma di terrorismo internazionale determinata da alcuni fenomeni che conosciamo, si determina e si è determinato in alcune nazioni, in alcuni paesi, in alcune realtà. Tant'è vero, lei l'avrà fatto sicuramente, se lei va a Roma, a Milano, ma anche a Firenze, eccetera, vede che ci sono dei blindati presidiati dalle forze armate messe in alcuni punti strategici e nevralgici delle città. Se noi facciamo un piano terrorismo, dovremmo chiedere allo Stato di portare i militari a Piazza Benedetti. Ci rendiamo conto di che cosa stiamo parlando? Quindi questi 10 giorni mi sembrano inutili, scusate, se dobbiamo discutere di queste cose solo per dire io ci ho messo qualcosa e sono stato più bravo dell'altro perché oltre la neve ci ho messo chissà che altra cosa, francamente questi contributi risparmiamoceli. Interveniamo come ha fatto legittimamente e giustamente, lo ringraziate, il consigliere Cicchito, su punti specifici di cui si sta parlando e che attengono alle caratteristiche del nostro territorio e ai rischi fino adesso affrontati, affrontabili e prevedibili per il nostro territorio, che sono questi. Grazie a Dio noi il rischio terrorismo non ce l'abbiamo e non spaventiamo la gente. E quindi non c'è un piano della protezione civile contro il rischio terrorismo, perché anche il rischio terrorismo andrebbe affrontato con l'intervento di apparati, di organi statali, oltre che regionali, e supereremo ogni bisogno. Ce lo immaginiamo se in ogni paese dovessero intervenire l'Abruzzo, dovessero intervenire le forze armate per il rischio terrorismo o altre cose che sono state citate? Così come i numeri di telefono. I numeri di telefono servono, perché è evidente che nella maggior parte dei rischi servono. Quando abbiamo avuto l'incendio quest'estate è stata un'emergenza, i telefoni sono serviti e questo è uno dei rischi possibili e verificabili e concreti perché ci abbiamo il bosco, quello è un rischio che riguarda il nostro territorio. È evidente che l'incendio boschivo non viene messo nel comune di Fossa Cessia, insomma nei comuni marini di Francavilla, dove non ci sta, dove non ci sono i boschi, l'incendio boschivo non è tra i rischi del loro territorio. E il telefono è servito, nella maggior parte dei casi serve. Nel caso non dovessero bastare le comunicazioni telefoniche, ci sono le comunicazioni, i radio della protezione civile. Quest'estate sono state usate, non abbiamo usato solo i cellulari e i telefoni, ma sono stati usati anche i mezzi di trasmissione che avevano i vari mega, oltre che la protezione civile, i vigili del fuoco e tutti gli interventi degli apparati, che poi in caso di queste emergenze non è responsabile il sindaco, ma non interviene solo il comune con le sue risorse e con i suoi mezzi. C'è un concorso di mezzi, di apparati che appunto sono poi coordinati dalla protezione civile regionale ed ecco perché la protezione civile regionale poi dà anche e fa le sue prescrizioni. I piani si aggiornano continuamente, questo è un ultimo aggiornamento che segue a breve distanza l'aggiornamento di agosto, che segue quello degli anni precedenti, è un compito prevalentemente tecnico. È un compito prevalentemente tecnico, perché appunto bisogna andare a trovare la ditta, il numero di telefono, il particolare, l'area che va individuata, dove mettere nel caso va sgomberata la città, i quartieri, eccetera, eccetera. Non è un compito politico, il politico dà le indicazioni, ma poi la realizzazione del piano di protezione civile è un compito prevalentemente tecnico che ha fatto l'area tecnica, che ringraziamo insieme al responsabile della protezione civile, che è diciamo, l'altro settore che collabora con l'area tecnica, sono i due responsabili, insomma, nostri, Palmieri e Enzo Menna, tant'è vero che si è anche aspettato per capire meglio, ora al di là del giudizio se è andata bene o non è andata, ma si è anche aspettato per capire meglio che cosa voleva la Regione, quindi non è che abbiamo aspettato perché ci arrivasse qualche input di qualche partito pierino. Abbiamo anche aspettato perché volevamo anche capire che cosa volevano fare e c'è stata la riunione il 23 novembre, cioè 3 settimane fa, l'ultima riunione c'è stata il 23 novembre alla prefettura di Chieti e ho citato, e in quella riunione non si è parlato di rischi diversi da quelli che sono inclusi in questo piano e che siamo tenuti a fronteggiare secondo le situazioni. L'abbiamo fatto, spero naturalmente che non succeda il diluvio universale, dopodiché ci possiamo appellare a un solo sindaco che conta per tutti.
Grazie Sindaco. Allora, prima di passare alla votazione, chiedo se ci sono interventi per dichiarazione di voto. Consigliere Fioriti. Allora, penso che non posso assolutamente votare contro una cosa del genere, perché è possibile non riconoscerne gli effetti positivi per tutto il Paese. Chiarisco semplicemente, a me basta soltanto che si dica, e il Sindaco l'ha detto, che comunque essendo un piano continuamente aggiornabile possiamo anche con la conferenza dei capigruppo aggiornare meglio e poi proporre al Consiglio eventuali modifiche che potrebbero esserci. Chiarisco il concetto di prevenzione di rischio terrorismo, per l'amore di Dio, qui non è che si può dire che adesso è sotto assalto di una cellula impazzita, dico soltanto che nel momento in cui si costruisce o si edificano determinate cose, in quell'ambiente, in quel luogo, in quel posto, si possa pensare anche a metterci un paletto in mezzo alla strada che eviti l'arrivo di un camion che faccia fuori le persone. Ecco, questo era il concetto semplice e lineare che sottinteva a una cosa del genere. Non toglienti paletti. Non vuole paletti. Perché i paletti servivano? Allora, pensare che qui un eventuale col paletto, cioè non lo proponiamo più, perché voglio dire, ma il paletto che se ne segue, scusa, il paletto ci sono, cioè se tu vai a Roma a Piazza del Popolo, dall'incontro di via del Corso, ci sono i blindati. Ma cioè, qui non arriveranno mai i blindati. Ci sono i paletti che fermano questi. Non facciamo l'errore di non considerare il paletto è un esempio del cavolo, è un esempio che va portato all'aggiornamento continuo, non è che bisogna mettere, anche perché qui i paletti già sono stati loro oggetto di tante critiche per i paletti che avevano messo, quindi figuriamoci se andiamo a creare altri paletti. È un modo, è assolutamente un modo di dire, perché il problema ci potrebbe essere, ripeto, io non posso che votare a favore per forza, però teniamo conto dell'aggiornamento continuo di questo piano. Grazie. Merito proprio allo specifico, ovviamente non bisogna fermarsi solo alla redazione del piano, ovviamente quel piano implica tutta un'altra serie di azioni che devono essere fatte, non in periodi di crisi, ma in periodi normali, e quindi l'individuazione di aree dove ci sono i punti di raccolta, opportuna segnalazione, l'informazione che diceva il capogruppo, qualche anno fa è stato redatto un opuscolo in miniatura di ciò che prevedeva il piano, è stato recapitato a tutti i cittadini, quindi a tutti i residenti, quindi questa è l'attività che va fatta e va implementata, diciamo, quotidianamente, perché se noi facciamo solo il piano, lo lasciamo nel cassetto, possiamo fare tutti i piani e possiamo metterci tutto quello che ci pare sopra quel piano, ma sicuramente non risolveremo nessun problema. Grazie, altri interventi, possiamo passare alla votazione. Allora, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, con 16 voti favorevoli, un voto astenuto, il terzo punto dell'ordine del giorno è approvato. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?